Uno scaldacollo nero come passamontagna ed una pistola tra le mani. Sono le 20 circa del 21 dicembre, quando un malvivente ha fatto irruzione all'interno del Bar Gardenia su Corso Garibaldi, in pieno centro a Trenitalia. In meno di un minuto ha minacciato il titolare e due clienti di uscire dal locale, si è intrufolato velocemente dietro il bancone, diretto verso il registratore di cassa, e ha preso i soldi che c'erano all'interno, dando fondo anche ad un altro cassetto dove il proprietario teneva da parte altro denaro. Poi è fuggito velocemente facendo perdere le sue tracce. Immediato l'arrivo dei carabinieri della stazione di Trenitalia, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Corporatura e movenze dell'uomo potrebbero aiutare i militari ad identificare il malfattore. Giubbotto giallo, pantalone di tuta nero e grigio e scarpe giniche nere. Il bottino quantificato sarebbe di circa 200 euro. Nelle ultime settimane diverse sono state le rapine nel centro città Trenitalia e al centro di operazioni ad alto impatto con perquisizioni domiciliari, personali e veicolari che proseguiranno serrate nei prossimi giorni. Il bottino è minimo, ma resta la gravità del reato, ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri Massimiliano Galasso. Questo tipo di reati minano la crescita economica dei centri e il desiderio di fare impresa delle persone, ha concluso.